In città anche le farfalle della Nazionale di Ritmica per l'ottava edizione del Memorial Manuela Rosi, l'evento che ha portato ad Arezzo le stelle della ginnastica italiana. Al Palasport Mario D'Agata si sono infatti esibite le individualiste del Team Italia, le società dei campionati italiani dalla 1 alla B e ovviamente le atlete e gli atleti della ginnastica Petrarca. Noi siamo presenti con la Ritmica nel massimo campionato, abbiamo chiuso quest'anno al sesto posto, quindi una posizione del tutto onorevole, e fra le ginnaste che fanno parte della squadra ne posso citare una che sono 3 anni consecutivi che vince titoli nazionali, quindi è già questo. Poi c'è Maria Vilucchi che è stata 6 mesi in preparazione con la squadra nazionale di ritmica, e quindi vediamo, siamo fiduciosi per il futuro, siamo fiduciosi anche nei maschi che finalmente si stanno svegliando e stanno rivenendo fuori. Una giornata di grande spettacolo per festeggiare i 140 anni di attività della ginnastica Petrarca e per ricordarne la sua allenatrice più celebre. Tornare ad Arezzo, che è davvero un luogo dove la ginnastica ritmica per anni è stata vissuta, davvero nelle mura di questa palestra, è sempre una grande emozione. Naturalmente il ricordo di Manuela è sempre vivo in noi, e ci tenevo moltissimo questa sera a riproporre l'esercizio medaglia d'oro al campionato del mondo di Pesaro proprio qua, anche se questo esercizio le ragazze non lo stanno più riallenando, diciamo, proprio perché era un bel momento, un significato importante poterlo fare proprio qua ad Arezzo.